Dottore, una mente scientifica che genera un libro di fantascienza. Potrebbe sembrare un paradosso, ma non è così. Il libro di fantascienza in realtà è stato trattato come ho sempre fatto con le produzioni scientifiche, cioè una grande attenzione alla letteratura sugli argomenti trattati, che mi ha consentito poi di sviluppare un po' alla volta le puntualizzazioni, le precisazioni che ho portato nel testo nell'ambito della storia, del plot narrativo, che ha sviluppato un'idea iniziale con tanti segmenti, e appunto per questo motivo la possibilità di dare scientificità anche all'azione narrata. Ecco, dottore, una genesi lunghissima, lei parlava di metà anni 90, poi un periodo di stop, poi una ripresa, grazie alla pandemia. Sì, grazie all'ozium della pandemia, e ancora una volta quindi ci rifacciamo a quello che è poi la capacità dei monaci dell'ordine benedettino, cioè l'ozium non inteso come un qualcosa in cui non si fa nulla, ma l'ozium inteso come qualcosa che porti poi al labor, cioè alla possibilità di mettere su carta quando si è stato prodotto all'interno delle proprie idee. Ecco, dottore, come ha sviluppato questo libro, a parte la tecnica, nel senso, che ne so, al computer, con degli appunti, magari con delle così, con dei passaggi anche, chissà, magari sul telefonino, insomma, ecco, come è avvenuto lo sviluppo di queste delle idee che poi sono ovviamente state alla base della scrittura del libro? La prima fase, quella degli anni 90, ha visto una grande produzione su carta scritta a mano, con degli appunti che poi venivano ampliati e riportati sul computer. La fase successiva invece è passata attraverso una stesura al computer, una stampa, una rilettura con correzioni a mano e poi il ripristino del testo nelle parti corrette dove erano state registrate queste notifiche a mano, di cui conservo tutto però in modo geloso, perché c'è il testo nella fase iniziale che era completamente differente rispetto all'inizio di questa storia. Basti pensare che la storia precedente aveva un titolo differente, ma non poteva essere il titolo di un libro, e soprattutto l'incipit, perché descrivevo l'incipit della prima stesura, cominciava così: una serie di socore e di sobore risalivano le vie uditive di Leopold per raggiungere il suo cervello e creargli una sorta di stato di attenzione. Ovviamente non poteva essere questo l'incipit, l'ho scoperto per strada quando appunto nella seconda fase, quella della pandemia, ho cominciato a studiare le tecniche di realizzazione di un libro, che passano dal come si scrive un incipit, da come si creano i personaggi, dagli errori che non si devono commettere quando si scrive un libro, dal non perdere per strada nessun personaggio. Magari lo si può lasciare sospeso, ecco, come diceva prima Petrocelli, che ha condotto la serata questa sera, che i personaggi possono rimanere sospesi in virtù di un eventuale sequel. Ecco, dottore, c'è stato un momento nel quale questa opera in qualche misura è stata a rischio, nel senso che un po' magari gli impegni professionali, gli impegni familiari facevano andare in un'altra direzione, o ad un certo punto è stata quasi una questione di principio, di chiudere, insomma, e dare alle stampe il libro? No, questo no, non mi ero imposto dei tempi, quindi ho lavorato in estrema tranquillità. Anzi, è stata la famiglia stessa a darmi un notevole aiuto nella stesura e nella revisione, perché sono stati ai loro costretti da me la sera
riuniti intorno al tavolo di cucina a fare una rilettura insieme a voce alta di quanto avevo prodotto in quel giorno, magari nei giorni precedenti, e quindi poi loro mi davano le indicazioni su cosa poteva funzionare e cosa invece non andava bene e andava rivisto. Quindi il primo editing è stato homemade, cioè fatto a casa. Poi mi sono affidato alla lettura di persone esperte che mi hanno dato altre indicazioni. Devo dire che molte modifiche sono state fatte, molte altre no, volutamente, anche perché ritengo che poi un autore debba comunque avere una propria personalità di scrittura, una propria impronta, e non massificarsi in quelli che sono i canoni che magari l'editing vuole imporre, altrimenti andremo a fare dei prodotti tutti uguali a se stessi e non andando a creare una nuova modalità di scrittura o una nuova idea di scrittura. Dottore Sproviero, quanto c'è di Castelluccio, della Valle del Mercure, della Valle dell'Ao in questo libro? Nel senso che non tutti i lettori e non tutte le comunità sanno della ricchezza di questi posti. Si parlava durante la presentazione del barocco, di queste chiese bellissime che vi sono tra Castelluccio Inferiore e Castelluccio Superiore, così come tante opere d'arte che sono contenute in queste chiese. Citiamo per tutte queste opere il crocifisso d'argento, mi pare del 500, a Castelluccio Superiore, che non viene esposto sempre perché si ha paura che possa essere sottratto da qualche insomma da qualche ladro, insomma, ecco, ecco quanto c'è dei luoghi di residenza del dottore Sproviero in questo libro. C'è stata una ispirazione anche da questo punto di vista? Certamente sì, tanto che, come dicevo prima, la storia stessa, il plot narrativo è un po' una scusante per fare uno spot pubblicitario sulla nostra area. Ora, chi è del luogo riesce a identificare subito aree, toponimi, opere d'arte, rilievi archeologici o architettonici, ma chi non è del posto può comunque essere incuriosito, magari a ricercare queste situazioni o magari addirittura a vederle di persona. Ho avuto proprio qualche giorno fa un sollecito in questo senso, dicendo che ma perché non organizziamo un tour in cui viaggiamo attraverso i luoghi che sono stati descritti nel libro e ci dà quindi contezza delle condizioni che hanno portato allo sviluppo della storia. Ecco, questo potrebbe essere anche un'ulteriore idea, oltre a quella già prospettata di poter realizzare anche un'opera in senso cinematografico, filmato vero e proprio. Però l'idea anche di poter organizzare dei semplici tour guidati e a far vedere tutte queste opere o questi luoghi o queste aree di interesse paesaggistico naturalistico potrebbe diventare un'idea proprio realizzata su questo spot pubblicitario fatto dal libro. Dottore, ci avviamo alla conclusione, ci sarebbero ovviamente, insomma, tante domande che ancora si potrebbero mettere in campo, si potrebbero fare, però ecco, così uno stimolo a chi, per chi dovrebbe leggere questo libro, e poi una curiosità. Noi la conosciamo come grande sportivo, come addetto ai lavori all'interno dello straordinario mondo che è quello dello sport. Ci si trova qualcosa a livello di sport nel libro? No, questa volta non ci troveremo niente, tranne la descrizione dell'allenamento mattutino iniziale, che proprio nella prima pagina in cui il broker effettua questa uscita da casa per effettuare il suo allenamento quotidiano, tutto si ferma lì. Il resto, il mondo dello sport, questa volta è tenuto fuori, un po' forse anche volutamente, per girare un po' la pagina e sperimentare qualcos'altro, per mettermi anche un po' alla prova, per vedere se tutto quanto
io ho avuto modo di leggere e di conoscere negli anni potesse avere anche un riscontro diversamente e non sempre chiuso e ingabbiato nell'ambito del mondo scientifico e del mondo sportivo. Ecco, siamo davvero in conclusione. Lei parlava di spot, no? Quindi di un libro che diventa strumento, diventa un grimaldello del nostro territorio. E proprio su questo le chiedo, si sta impegnando, perché in un libro, in un creare un'iniziativa di questo tipo, c'è la scrittura, ma poi c'è anche la promozione, che sono due aspetti assolutamente importanti. Ecco, il dottore Sproviero sta lavorando, tra virgolette, ovviamente lavorando anche sulla promozione, nel senso, sappiamo che guardando all'Italia ci sono tante fiere del libro, tanti concorsi, e a questi si partecipa ovviamente dando il libro, insomma, e tutto quanto. Ecco, si sta lavorando in questo senso, magari anche con l'idea appunto di promuovere il territorio, o così questo libro deve prendere la sua strada per conto proprio? No, io cercherò ogni qualvolta mi troverò a fare delle presentazioni, siano queste fatte in Basilicata o fuori dalla regione, tanto che il 18 di dicembre io farò una presentazione anche su Roma del libro, e in ogni circostanza non potrò fare a meno di lanciare il messaggio di venire a visitare le nostre aree e di venire a verificare di persona quanto di buono e quanto di bello è presente. A un certo punto, ad esempio, nel libro io faccio anche l'elogio di quella che è la nostra produzione tipica della nostra area, e cioè quella della salsiccia. Non dimentichiamo che la salsiccia prende il nome di Lucanica non perché sia stata inventata, ma semplicemente perché il nonno di Cesare Augusto era un prestatore di soldi presso la Nerulum della nostra area, e lui ha portato a Roma il modello di preparazione della salsiccia come insaccato e come lucano, insaccato lucano tipico, da cui il nome Lucanica, portandosi con sé le donne che erano esperte nella produzione dell'insaccato. Quindi voglio dire, ogni piccolo o grande passaggio che ho fatto nel contesto della storia narrativa è stato comunque un qualcosa di richiamo verso un'attenzione maggiore alle nostre aree. Allora, buonasera a tutti e ben ritrovati con questo nuovo appuntamento con Borgo d'Autore, il Festival del Libro organizzato dal MOV, giunto ormai alla quinta edizione. Stasera faremo un gran bel tuffo nel thriller tecnologico, conversando sul libro Strategia criptata del dottore Egidio Sproviero, medico, dirigente sportivo, appassionato di storia, archeologia, tradizioni popolari. Sproviero condensa tutte queste declinazioni del suo profilo in un lavoro molto originale che coniuga gli aspetti del thriller, della spy story, dell'informatica, della fantascienza, con la difesa dell'ambiente, la difesa del territorio, il recupero delle radici, la riscoperta del patrimonio storico-archeologico dei nostri luoghi. E ne esce fuori un lavoro molto godibile, che tiene l'attenzione e l'attenzione del lettore fino alla fine. Ma prima di addentrarci nel vivo della nostra serata, io lascerei la parola al nostro sindaco, il senatore Pittella. Grazie. Grazie, vorrei aggiungere poche parole alla introduzione intensa che ha fatto il dottor Petrocelli, e vorrei esprimere la mia particolare gioia per essere stato invitato da Egidio ad essere qui a portare il saluto insieme alla Presidente del Consiglio Comunale Lucia Carlomagno a questo evento. Gioia dovuta a una serie di ragioni. La prima ragione è che Egidio Sproviero è un collega, come voi
potete confermare, un collega stimato, un collega apprezzato, un collega molto competente. Secondo, perché è un amico, è una persona amica che conosco da anni. La sua famiglia mi è particolarmente cara ed è sempre stata un faro nella comunità di Castelluccio Inferiore del Mercure. Terzo, perché ho scoperto in lui l'arte del romanzo, un po' giallo, un po' romanzo, un po' thriller, un'arte difficile che egli ha saggiamente sviluppato mescolando eventi internazionali, spionaggio, lotte per il potere economico, storie d'amore e storie di morte. E la quarta ragione è che egli è figlio non in memore della sua terra, il Mercure, che è il luogo in cui è ambientato il suo thriller, ed è anche il luogo che egli ama, ed è il luogo dove si provò a fare il grande scippo delle sorgenti di San Giovanni. E a proposito di scippi, noi abbiamo nella storia recente della Basilicata, oltre al tentativo, al tentato scippo delle sorgenti, abbiamo un'altra storia, un altro evento importante, difficilissimo, tragico, che fu sventato, che è rappresentato dal tentativo di installare a Scanzano il deposito di scorie nucleari, ricorderete quella grande, immensa battaglia. E oggi si presenta davanti a noi un'altra battaglia, lo voglio dire, che è una battaglia di civiltà, è una battaglia di difesa del nostro ambiente, è una battaglia di difesa della nostra salute, ed è una battaglia di difesa del futuro dei nostri figli e dei nostri nipoti. È la battaglia di San Sago, non la sottovalutiamo. A San Sago non si capisce per quale ragione si è data da parte della Regione Basilicata l'autorizzazione a funzionare un impianto di trattamento di rifiuti pericolosi. Questa è una cosa che non è sostenibile. Non è sostenibile per l'ambiente, non è sostenibile per la salute, compromette a morte le potenzialità turistiche, turistico-culturali, ambientali di una zona che, diciamo, abbiamo la costa di Planatea, di Praia, è vocata come una zona ambientalista, da grande e forte vocazione turistico-ambientale. Egidio mi scuserà se ho approfittato di questa occasione per dire questa cosa, ma si collega al tema, credo sia pienamente in tema rispetto alle sue scritture. E vedete, il 26 di questo mese saremo in marcia la mattina dal comune di Tortora, e il 6 dicembre saremo sotto noi sindaci saremo dal presidente della regione, e chi vorrà manifesterà sotto la regione. È una grande battaglia che non è facile vincere, ma la dobbiamo vincere, la dobbiamo assolutamente vincere. E lo stimolo che Egidio ci dà col suo libro è uno stimolo importante, perché l'amore per la propria terra, la difesa delle proprie radici e anche la difesa del futuro che si immagina per il proprio paese, per la propria comunità, sono degli imperativi categorici. Io lo ringrazio molto, e il modo migliore per ringraziarlo è comprare il libro, quindi vi invito a farlo. Grazie. Grazie al sindaco che con le sue parole ci ha sottolineato ancora una volta l'attualità dei temi trattati dal dottor Sprovieno. Allora, dottore, cominciamo facendo un gioco, la invito a fare un gioco. Il Mercure, l'Hotel Mercure, è uno dei luoghi del romanzo. Facciamo finta che in questo albergo arrivi un mega produttore di Hollywood. Lei riesce a intercettarlo nell'ascensore, però ha meno di un minuto di tempo per
cercare di descrivergli, prima che lui arrivi al piano, la trama del suo romanzo, in maniera tale che magari per farci un film. Che parole userebbe? Prima di rispondere voglio ringraziare e salutare il sindaco senatore Pittella, che oggi compie anche gli anni, quindi ringraziamo anche gli auguri per il suo compleanno. Ringrazio tutti voi per essere qui presenti, ringrazio Lucia Carlomagno, ovviamente il carissimo Giuseppe che si è fatto carico di dover preparare tutta la serata con le sue domande, ringrazio Mario Lamboglia dell'Eco di Basilicata che è qui presente e che ci darà modo poi di rivedere anche la serata successivamente in rete. La domanda è particolarmente stimolante perché invitare il produttore a fare il film certamente richiede una prima necessità, e cioè quella della tecnica cinematografica. Credo di aver interpretato in questo modo la stesura del libro, cioè mi sono posto come se io avessi in mano una camera da ripresa e ho seguito i personaggi, perché il libro è un esperimento letterario anche da questo punto di vista, non presenta dialoghi, quindi c'è una voce esterna narrante la quale descrive con minuzia di particolari le scene, i personaggi, le ambientazioni, e talvolta sembra quasi come se la camera da ripresa passasse dalle mani dell'io narrante alle mani degli attori presenti nelle diverse scene. Questo è uno switch di immagini che consente di avere una rapidità di azione che tiene il ritmo molto serrato. Ovviamente questo viene a nascere da una serie di letture fatte in merito, perché se andiamo a vedere, a un certo punto c'è un testo spartiacque nella letteratura internazionale ed è rappresentato dal Codice da Vinci di Dan Brown. È da lì che il testo scritto diventa immediatamente un testo cinematografico, e sulla scorta di questa tecnica narrativa mi sono mosso per cercare di dare una velocità al testo, anche se il testo in realtà ha due velocità. La prima, nella prima fase di circa 40 pagine, dove lo scansionamento dei capitoli rendono le figure dei personaggi. Si cerca di dare anche un'ambientazione psicologica degli stessi, perché non parlando devono essere raccontati. Ma dalla pagina 40 in poi il ritmo diventa serrato e poi invita il lettore a vedere con i propri occhi la storia che scorre per arrivare al finale. E quindi entriamo nella narrazione del libro. C'è questa città, il dottore Sprovieri immagina una città coperta da una cupola che consente di filtrare l'aria e quindi di garantire a chi ci vive dentro una qualità dell'aria e anche quindi una qualità della vita migliore rispetto, diciamo, a tutti i sobborghi che stanno fuori da questa cupola, da questa città castello. All'interno di questa città castello si sviluppa la trama che vede una serie di protagonisti con tutta una serie di sfaccettature, e l'elemento portante della narrazione è questo citrullio. Il dottor Sprovieri definisce questo citrullio una nuova fonte di energia destinata a soppiantare le fonti fossili e in maniera tale così da garantire una centralità strategica all'area sud della Basilicata. Intorno a questo elemento si muove tutta la narrazione. Il citrullio, qual è il citrullio del nostro sviluppo, secondo te, secondo lei? Allora, il citrullio è una pura invenzione, in analogia al berillio, però ho voluto dare questo
nome particolare, un po' sarcastico, che in realtà quando una persona si definisce sei un citrullo, insomma non è una persona di grande valore. Invece in realtà ogni condizione ha dietro un qualcosa di nascosto. Allora questo elemento che era ancora nascosto e non scoperto viene a diventare il momento, la chiave di volta del cambiamento energetico mondiale, grazie a un terremoto che fa inabissare da un lato il Giappone, scompare il Giappone e quindi c'è una rivoluzione dei mercati internazionali. Contestualmente l'onda tellurica attiva questa sostanza che crea quindi una possibilità attraverso degli scambi con le resine sintetiche di poter essere trasformato in un'energia verde, in un'energia di nuova generazione che non ha impatto ambientale e per tale motivo diventa oggetto di contesa da parte delle società multinazionali che cercano attraverso una strategia aziendale di prevalere le une sulle altre, e qui comincia l'intreccio internazionale che ci porterà anche a raggiungere la città torre di Dubai, dove stranamente ho scoperto soltanto l'altro giorno che quella che è stata una mia invenzione del 1998, perché il libro l'ho cominciato a scrivere nel 1998 e poi si è bloccato per lunghi anni ed è ripreso nella fase della pandemia, ho scoperto che proprio Dubai ha effettuato un progetto di strutturazione di una cupola che rende l'ambiente omogeneo, l'ambiente, voglio dire, il microclima, e che doveva essere conclusa nel 2020. L'ho scoperta l'altro giorno, quindi siamo stati un po' anche così veggenti di questa situazione. Ma la città Castello che cosa rappresenta? Se noi pensiamo, è un attimo un passaggio verso la storia medievale, quando ancora ci si difendeva dagli attacchi degli aggressori grazie alla presenza delle mura di cinta intorno al castello, il fossato e tutto quanto. Oggi l'aggressore risulta essere invece l'ambiente stesso, e non solo la parte atmosferica inquinata, ma anche purtroppo, come abbiamo avuto modo di vedere da due anni a questa parte, gli attacchi batterici da un lato, se non addirittura quelli virali. E allora la costituzione della cupola rappresenta una sorta di schermo verso queste condizioni di insulto esterno, dove d'altra parte però, dicevamo, non tutti possono viverla e goderne, tanto che la popolazione viene divisa fra gli urbani e i suburbani. E addirittura ai suburbani viene imposto un microchip sottocute, perché la sera, prima che le porte della città vengano chiuse, tutti i suburbani devono uscire dalla città, e se questo non avviene il sistema di monitoraggio attraverso i microchip sono in grado di identificare la localizzazione e la posizione, e quindi le guardie di polizia municipale li raggiungono e li riconducono all'esterno, dove appunto c'è la discarica che ha preso fuoco con tutti gli agenti inquinanti, e dove non è possibile vivere una vita in un'area, diciamo, adeguata a non sviluppare delle malattie. Quindi questo citrullio è l'elemento scatenante di tutta la trama del libro. Sul citrullio si abbatte l'attenzione cinica delle multinazionali, e intorno al citrullio si muove anche l'azione dei protagonisti, di Leopold il broker, di Svetlana l'agente, la spia, l'agente segreto. E però, dottore, lei evidenziava anche, diciamo, degli elementi metaforici che si possono riportare alla realtà di oggi. Ad esempio, lei dice che la cupola è stata creata per difendersi dall'ambiente. In realtà l'uomo si difende dalla degenerazione dell'ambiente che lui stesso ha creato.
la divisione fra urbani e suburbani di medievale memoria. Insomma, ci sono elementi, diciamo, critici, quelli che secondo la mia chiave di lettura riguardo al mondo di oggi. Quindi le chiedo, al mondo di oggi che rapporto ci deve essere fra economia, tecnologia e ambiente? Abbiamo la possibilità di vivere in un ambiente sano, ma dobbiamo mettere un attimo da parte quelle che sono le condizioni di egoismo personale e di arricchimento. Se noi andiamo a pensare che abbiamo fatto dei passi notevoli verso le produzioni intensive, utilizzando quindi pesticidi piuttosto che altri prodotti chimici per sviluppare quello che poi è il cibo, ma che non è a disposizione di tutti, tanto che abbiamo delle aree in cui possiamo soddisfare completamente i nostri bisogni alimentari, delle aree invece iponutrite o che non hanno addirittura neanche l'acqua, quindi con alti indici di mortalità. E allora la condizione di sviluppo deve essere correlata a quella che è la propria coscienza. Dobbiamo un po' arrivarci a quello che è l'io morale di Kant. E sviluppiamo meglio questo concetto. In che senso? Nel senso che dobbiamo vivere non solo rapportandoci a noi stessi, ma soprattutto nei confronti di chi ci circonda. Perché se vogliamo continuare a vivere con questi ritmi di produzione, tra poco avremo più rifiuti che prodotti da utilizzare. E quindi è inevitabile passare attraverso una serie di considerazioni che vanno dall'utilizzo adeguato delle sostanze, non c'è più la necessità di andare ad incrementarle attraverso sostanze chimiche, non c'è la necessità di utilizzare prodotti ad elevato contenuto inquinante, come ci ha dimostrato adesso anche l'ultimo G8 di Glasgow. Quindi voglio dire, le possibilità per rimanere e salvaguardare l'ambiente così com'è ci sono tutte. Dovremmo fare un piccolo ragionamento, cioè che il terrapeo, il mondo, è qualcosa che ci è stato dato in prestito dai nostri figli, che gli dobbiamo però poi restituire nel miglior modo possibile. Invece, caro dottore, i suoi personaggi si muovono tutti dentro una logica di finanziarizzazione dell'economia, sebbene poi nel corso del romanzo facciano emergere la loro umanità. Umanità che per alcuni sarà la loro salvezza, per altri invece sarà la loro condanna. L'unico personaggio che mi pare sia un personaggio totalmente negativo, che rimanga cinico dalla prima pagina fino all'ultima, mi sembra quello del sindaco. È un modo come un altro per dirci che la politica di oggi è irrecuperabile, o una chiave di lettura fantasiosa quella mia? Allora, è una chiave di lettura dove dobbiamo puntualizzare una cosa. Io specifico: il sindaco era ricco di famiglia e non avrebbe avuto modo di cercare costantemente, continuamente l'arricchimento, fosse nient'altro per il suo animo stupido per cui lo faceva. Quindi non è un personaggio che non può redimersi, lo poteva fare già dall'inizio, però perché non lo fa? Non lo fa perché è malvagio di suo, non perché la cosa non possa essere modificata, e anche perché un po' nell'immaginario collettivo da Tangentopoli in poi, di quello che è stato il lavoro lasciato a metà da quello che io ho definito il trattorista molisano, e rimane il fatto che tutti quanti nell'immaginario collettivo vedono un po' il politico come colui che occupa una postazione solo per il proprio arricchimento e non per essere a disposizione della popolazione che lo ha votato e in certo qual modo lo ha eletto. E allora questa condizione di spregiudicatezza è insita nell'uomo. In questo caso l'abbiamo voluta spingere all'ennesima potenza senza atto
e di redenzione da parte del sindaco, però è un qualcosa che comunque può essere modificato, perché se non abbiamo questa speranza dobbiamo solo che chiudere i battenti. Forse la speranza è data da altri tipi di personaggi, quello che di personaggi, quello che però emerge in tutta la sua bellezza, in tutta la sua cristallina bellezza, è l'ambientazione del romanzo. Questo Mercure scrigno di storia, di architettura, di archeologia. E nel libro funzione fondamentale ha questa iscrizione della Olla di Castelluccio del Lao, quasi a farci capire che il massimo del futuro più futurista deve trovare una spiegazione attraverso il passato più autentico. È così? È perfettamente così. Se poi andiamo a vedere, io ho trovato il modo attraverso la narrazione di inventarmi un artificio per riportare all'attenzione un qualcosa di particolarmente prezioso, che è appunto l'Olla di Castelluccio sul Lao, un pezzo archeologico che di per sé non ha un grande valore, perché non è tipo le idria a figure rosse molto belle, è un vaso che molto vicino nella sua figura una pignata per fagioli, però l'importanza è appunto questa iscrizione, perché è un'iscrizione effettuata con parola osca ma con iscrizione achea, il che sta appunto a significare che l'incontro di due civiltà, stiamo parlando del 650 a.C., che popolano l'area del Mercure Lao e che sono rappresentate dalla civiltà italica e dalla civiltà achea della Magna Grecia di nuova generazione, soprattutto rappresentata dai sibariti che, sconfitti dai crotonesi, risalgono la Calabria e popolano, non scontrandosi ma facendo un'intersezione culturale con gli osco-italici che erano presenti. E ci vuole descrivere con maggior dovizia di particolari anche le sue, i suoi interessi, le sue passioni per quanto riguarda il territorio di Castelluccio e zone limitrofe. Ad esempio nel libro è descritto molto bene il chiostro, le varie chiese, le iscrizioni. Ci lascia con qualche suggestione di questo tipo? Ma innanzitutto ritengo che quanto è presente nella valle del Mercure Lao è presente anche nella valle del Noce, tanto che lo stesso monastero è presente qui a Lauria. Le chiese di cui ho parlato sono analoghe a queste dell'area. Il patrimonio dei monaci basiliani è presente anche qui nell'area della Valle del Noce, quindi la vita dei cenobi, la vita nelle grotte, nelle spelonche. Castelluccio ha avuto la particolarità di avere anche San Milo, il quale poi è stato invece quello che ha creato questa scuola calligrafica e che poi con il suo peregrinare si è portato a Grotta Ferrata, dove sono ancora conservati i suoi manufatti, i suoi manoscritti. Ma qui c'è Sant'Elia, tanto per dire un altro toponimo. Sant'Elia è un'altra figura che fa parte appunto del periodo dei monaci basiliani, Sant'Ippolito. Ci sono tantissimi toponimi che ci riportano a questa conoscenza dei luoghi attraverso la presenza dei monaci basiliani. Tanto che a un certo punto io cito anche la tecnica del debbio, non so, è una tecnica che molti conosciamo, ma forse che non sappiamo che è stata introdotta nella nostra area appunto dai monaci basiliani. La tecnica del debbio è quella di effettuare poi la bruciatura del terreno dopo la mietitura, perché la parte inferiore bruciata viene a creare una sorta di cenere, quindi con una grande componente di sali organici che permettono al terreno di rinnovare la propria fertilità. Quindi sono tutti piccoli passaggi che
mi ha fatto piacere recitarli e trovando appunto nell'ambito della storia realizzata la scusa per metterli nuovamente in evidenza, perché talvolta abbiamo tante ricchezze sotto gli occhi, ma proprio perché le vediamo quotidianamente non ci fermiamo ad osservarle e a rifletterci sopra, un po' come i romani che passano intorno al Colosseo, ma per loro non rappresenta più nulla, invece arriva l'americano di turno e rimane con la bocca spalancata. Dottore, lei in precedenza ci ha accennato che il suo è stato un esperimento letterario. In effetti questa scelta di non sviluppare il racconto attraverso i dialoghi, senza però perdere suspense, senza perdere ritmo, e soprattutto costruire il romanzo in maniera multimediale, multisensoriale, ci spiega. Infatti il romanzo è infarcito di citazioni, oltre che archeologiche, architettoniche, storiche, è infarcito di citazioni musicali. Infatti quando ci siamo incontrati per parlare del libro, il dottore mi ha detto: prova a leggere la pagina dove è citata il brano musicale, prova a leggere quel sottofondo musicale e la pagina, il romanzo assumerà anche una connotazione cinematografica. E poi è costruito in maniera multisensoriale, perché il libro è pieno di odori, di profumi, di sensazioni. Ci spiega meglio. Allora, per quanto riguarda la parte musicale, ovviamente oltre alle citazioni dei brani di cui abbiamo parlato, che ripeto si ricercano su YouTube, si mettono in sottofondo, si va a rileggere la pagina e comincia la colonna sonora, quindi avrete sicuramente modo di arricchire l'immaginazione visiva con quella uditiva, ma nel testo sono inframmezzati anche alcuni passaggi di testi di canzoni di giovani autori, perché in questo sono stato un po' indotto nel periodo anche del lockdown dalla presenza dei miei figli, anche loro chiusi a casa con noi, che mettevano le loro musiche. A un certo punto io faccio dei passaggi nella figura ad esempio di Herrera, quando scende al bar dell'università insieme alla studentessa, descrivo Herrera che ha in mano, stringe fra le dita un fiore, con un fiore fra le dita beve un altro margarita, è un testo di Elodie. Come pure faccio riferimento a un altro cantante di nuova generazione, che è Franco 126, in cui appunto descrive la modella come qualcuno che ha la capacità di attirare tutti gli occhi su di sé, e sono pezzi dei testi di queste canzoni. Per quanto riguarda gli altri sensi, ho cercato di stimolare il lettore, non necessariamente il lucano, perché io ho parlato della nostra area, del Mercurelao, però ho tirato fuori anche le acque vulturine, ho parlato anche delle farine di importazione della nostra area di Chiaromonte, cioè il mischiglio, ho parlato anche dei pregiati vini del Vulture, soprattutto la cantina del notaio, quindi cercando di darne una descrizione nell'abbinamento dei cibi per dare una sapidità anche al lettore, che se non l'ha avuta la deve ricercare se possibile, cercando di mettere insieme il gusto del cibo, che assume una maggiore palatabilità e quindi un maggiore sapore, abbinandoci anche i vini che ho descritto. Per fare questo ovviamente ho dovuto un po' studiarmi le cose, perché non è che io sia uno chef in grado di fare queste associazioni, però sono andato a studiarmele così da rendere poi disponibile anche per il lettore queste esperienze. Senta, dottore, nel libro si parla di attività commerciali che chiudono, mestieri che scompaiono. Questo è una punta di nostalgia che lei ha, oppure è un'accettazione del presente in attesa di un futuro che ha un grande punto interrogativo per le nostre aree? Una
rassegnazione, no, è una nota dolente che spinge un po' verso la malinconia, però sempre con la necessità di mettere sotto i riflettori questa condizione per cercare di vedere e di modificarla. Certo, non possiamo essere nostalgici e pensare che tutto possa ritornare come era prima, anche perché se io descrivo la bottega del barilaio, oggi non abbiamo più la possibilità di costruire il barile piuttosto che la botte, visto che anche la stessa produzione autoctona dei nostri vini ha subito una decurtazione notevole, perché non c'è più chi se ne occupa, le persone anziane stanno progressivamente diminuendo e chi invece è nelle nuove generazioni non si appresta comunque più ad intraprendere queste condizioni che fanno parte poi anche della nostra cultura contadina. Quindi un vino autoctono che non viene più prodotto non ha necessità di contenitori, quindi necessariamente non c'è necessità di avere l'artigiano che li confezioni e che li produca. Quindi è cambiato il mondo. Volevo chiedere un'altra cosa, nella trama uno scontro fortuito in questo caso tra Leonard il broker e Svetlana la spia fa muovere la narrazione. Secondo lei quanto influenza il caso nel destino delle persone, delle comunità? Il caso è sempre importante, però questa scena la voglio descrivere un po' meglio. Abbiamo il broker che sta facendo la sua corsa mattutina, improvvisamente dietro questo sbuffo di nebbia calda che fuoriesce dalla grata di un'immaginaria metropolitana della nostra area, si trova all'ostacolo improvviso di questa donna bellissima che è rimasta impigliata con il tacco alto all'interno della grata della metropolitana, sta cercando di disincagliare il tacco, è coperta dal fumo, rappresenta appunto l'ostacolo, i due si scontrano e vanno giù a terra. Questa è una scena che io dal 1996 in poi me la porto sempre davanti agli occhi, e perché è una scena da me vissuta in altro modo, ma vissuta nel 96 con mia moglie eravamo a Filadelfia dove lavoravo, ho lavorato alla Jefferson University, e ogni mattina io uscivo dal Martin Building, che era il palazzo che accoglieva noi italiani ma anche gli altri che venivano dall'estero rispetto agli Stati Uniti, attraversavo quest'angolo e mi trovavo sempre di fronte a questo sbuffo. Siccome la città di Filadelfia nella parte centrale, la parte urbana, è particolarmente violenta, tanto che ci sono dei grossi maniglioni a muro dal diametro di circa 20 cm per poter chiamare rapidamente la polizia, io quando mi trovavo a dover attraversare questa coltrina di vapore avevo sempre il terrore che ci fosse un malvivente dall'altro lato che mi facesse l'agguato. Questa è la scena che mi ha fatto partire l'idea dello scontro fra Leopold e Svetlana. E da quella storia, da quell'incontro, da quello scontro, da un destino, tanto che il capitolo si intitola appunto Il Fato, perché il destino gioca questo scherzo a questo signore che altrimenti avrebbe continuato la sua corsa, se non addirittura sarebbe andato alla sua postazione per effettuare gli scambi borsistici, visto che stava cominciando a piovere, questo dava la possibilità di avere una maggiore disponibilità dell'energia del citrullio presente nelle acque del fiume, e da allora il destino invece ha voluto che si scontrasse con questa donna, che non potesse effettuare le operazioni di borsa, ma che si sviluppasse tutta una serie di situazioni attraverso che cosa? Il furto dell'oggetto meno femminile che cade dalla borsa di questa donna quando si scontrano e va a terra, e cioè una frusta gialla, e tutto il mistero nasce lì. Senta dottore, il nostro sindaco prima ci diceva, ci metteva in guardia sulla,
su questa battaglia per la questione di San Zago, e ci ha riportato alla mente la questione di Scanzano del 2003. Quello che le volevo chiedere, possibile che in questa terra dobbiamo sempre fare battaglie di resistenza e mai siamo chiamati a battaglie per proiettate sul futuro? Cioè dobbiamo sempre, per andare avanti bisogna sempre difendere quello che già abbiamo. A questa domanda sinceramente non saprei rispondere, perché purtroppo è un'amara constatazione quella che facciamo, però come difenderci? Siamo una popolazione numericamente piccola, una popolazione che ha una grande storia, una grande cultura, però purtroppo i numeri sono a nostro sfavore. E allora, come sempre accade anche in natura, il pesce grande mangia il pesce piccolo, e quindi poi, come pure accade in natura, siamo costretti ad avere quella che è una reazione fisiologica. Io ricordo che il professor Marchetti mi descriveva sempre questa situazione quando diceva: attenzione, perché quando siamo di fronte ad una condizione di stress, l'animale può avere due possibilità: la reazione di fuga o di attacco. Allora l'animale viene costretto nell'angolo perché non riesce più a avere altre vie di fuga. Anche un animale di piccole dimensioni tenderà di aggredire l'animale di grande dimensione, perché ormai è l'ultima via che ha per difendere se stesso, e se vogliamo poi nella filogenesi di difendere anche proprio la riproduzione della specie. Ci sono dei passaggi, dei buchi, diciamo, verso la conclusione del romanzo. C'è ad esempio incipiente una pandemia che arriva, e poi ci sono anche alcuni aspetti narrativi che sicuramente richiedono una contestualizzazione e un dipingerli ancora meglio. Quindi è in procinto un rilancio, un sequel del romanzo. Al momento no, è costato tanto di quella fatica la produzione, ma soprattutto la programmazione dell'uscita di questi incontri. Al momento non è in cantiere nulla, però prospetticamente si possono avere queste vie di fuga sulle quali si possono andare poi a realizzare altre trame, altre costruzioni, perché no? Per il momento no. Comunque, per quanto riguarda la parte della pandemia, non ho voluto dare una situazione particolarmente rimarcata, anche perché ho visto che sono usciti poi in sequenza tutta una serie di volumi, di libri, di romanzi, tutti ambientati sulla pandemia, e già siamo tutti i giorni stressati in questo modo, non volevo accentuare. Ho portato semplicemente una piccola lamentela, che è quella del professor Iobe, uno dei personaggi che diceva: non avevo organizzato questo congresso internazionale, questo mega castello vicino Rimini, dove venivano tutti gli anni i migliori studiosi della geometria computazionale, e adesso tutti che disdicono perché il virus sta diventando endemico. E quindi lo lasciamo così, non gli diamo troppo spazio neanche narrativo, altrimenti non abbiamo più possibilità di rilassarci. Il romanzo ha anche all'interno una storia d'amore, perché Giuseppe non la sta dicendo, ma c'è anche una storia d'amore che si viene in un certo qual modo a sviluppare proprio da questo scontro e dalla ricerca poi di Leopold, che cercherà di rintracciare nuovamente questa donna molto affascinante. Però parliamo anche un po' dell'arte che è contenuta lì dentro, perché sennò finiamo per annoiare un po' tutti con i virus e l'ambiente e le energie. Parliamo un po' d'arte. Parliamo d'arte. Bravo. Ho voluto riportare un capitolo specifico dove viene ad essere individuato un personaggio importantissimo, a mio modo di vedere, che è quello del maestro Luciano. E lì le discussioni che ci sono sulle tecniche pittoriche del Caravaggio, ma tutto accennato in modo tale che poi chi vuole effettivamente interessarsi può approfondire per proprio conto. Però io ho voluto lanciare una serie
di frecciatine, come quella del dipinto di Marat, come quella della Musca depicta. Quante volte abbiamo visto che in alcuni ritratti vengono ad essere riprodotte, ma in modo mirabolante e perfetto, dei piccoli oggetti. Bene, questi sono tutti degli artifici che gli artisti hanno voluto utilizzare per farci guardare il particolare, per perdere la visione del totale, ma richiamarci di nuovo sulla visione del totale attraverso il particolare. È un po' quello che avviene a Svetlana quando esce appunto dalla doccia con questo turbante di spugna sulla testa, e a un certo punto si guarda nello specchio e dice: sembro proprio la donna del ritratto della Musca depicta, dove effettivamente c'è questo piccolo particolare che è l'oggettino prezioso di questa piccola mosca, di cui però non svegliamo l'importanza, perché dovrà essere poi il lettore ad andarsi ad incuriosire. E dottore, ci parla invece di questo aspetto del barocco che lei intravede, che descrive in questa città futuristica. La città, per quanto sia futuristica, non può fare a meno di quelle che sono le presenze di una storia passata, e il barocco vive mirabilmente nelle nostre chiese, fattispecie nelle chiese sia di San Nicola da Mira di Castellucci Inferiore, sia nella gemella chiesa di Sant'Antonio, dove questi stucchi barocchi sono stati effettuati dalle maestranze napoletane portate in loco all'epoca dai marchesi di Diana, dove appunto a Castelluccio c'è l'importante complesso del palazzo marchesale, che in un'area conserva ancora anche perfettamente visibili e visitabili anche gli stucchi barocchi. Ma anche in questo caso io ho sfruttato, mi sia consentito questo termine, l'idea del barocco soprattutto in quella che è l'iscrizione presente nella chiesa, quando il monaco Thomas Sick si siede, guarda l'iscrizione e dice: ma questa iscrizione l'ho sempre vista da anni, ma forse non ho mai capito cosa vuol dire. Ed era lì la chiave di volta per andare a cercare quello che lui stava cercando. Cercando. Ma non... Thomas Sick ha una specifica nel suo nome. Se noi prendiamo il suo cognome, e io l'ho estrapolato dall'inglese to seek, che significa appunto cercare. Perché quando ho inventato questo nome su questo personaggio, stavo leggendo Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Ma to hide significa nascondere. Per me invece lui era esattamente l'opposto, era quello che cercava e che cercava di mettere in evidenza le cose che cercava. Allora l'ho chiamato Sick. Inizialmente si chiamava Jonathan Sick, ma ho dovuto cambiare nome. Ho dovuto cambiare nome perché Jonathan Sick esiste veramente ed è un generale della NATO americana, quindi ho dovuto abbandonare questa idea, e mi sono chiesto a questo punto: ma da abbinare vicino a Sick, colui che cerca, colui che non si fida, colui che vuol vedere con i propri occhi, e allora Tommaso, Thomas Sick è stato il suo nome. Il monaco è una figura ben tratteggiata nel romanzo. Lei prima diceva che la letteratura di questo tipo è cambiata con il romanzo Il Codice da Vinci di Dan Brown, ma se stiamo ad esempio al monaco, mi viene in mente Il Nome della Rosa, quindi diciamo il suo lavoro si iscrive su questa scia, dal Nome della Rosa al Codice da Vinci. E qualcuno ha detto anche di Harrison Ford, Indiana Jones, ma soprattutto quest'ultimo per la velocità di esecuzione. Fra l'altro il racconto si muove nell'arco di 3 giorni, di un fine settimana, è identificabile in questo contesto
temporale, un po' meno nel contesto spaziale, perché abbiamo detto sì, è vero, questa città io la identifico nell'area del Mercurelao, però con le connotazioni internazionali che le ho date potrebbe trovarsi in qualsiasi altra parte del mondo. Mentre le storie sono reali, documentabili, quelle storiche e quelle archeologiche. E quindi la velocità del racconto è effettivamente tipica di quella cinematografica, ad esempio, di Tutto in una notte. Però l'impianto iniziale è appunto proprio quello del Nome della Rosa, soprattutto nel cercare di dare quella profondità storica di notizie. Il paragone è improponibile, perché Eco lo fa di mestiere questo, è un grande studioso, è peccato che l'abbiamo perso. Però ovviamente ognuno cerca di attingere da quanto di meglio gli è passato sotto gli occhi, quindi il Nome della Rosa sicuramente, ma tutta la letteratura americana è importante, perché ad esempio c'è anche un passaggio su Rhyme, l'investigatore, quando dico che ogni volta che si tocca qualcosa ognuno di noi lascia un passaggio di sé sulla sostanza, ma la sostanza trasmette anche, e quindi è importante dal punto di vista investigativo questo, come importante è stata la lettura di Patricia Cornwell. Insomma, ognuno di loro ci dà qualcosa, come in ognuno dei personaggi c'è qualcosa di me o qualcosa di qualcuno che ho incontrato durante la mia vita. Allora, ci avviamo alla conclusione. L'incontro è, come può vedere, molto partecipato. Oltre alla gradita presenza del sindaco, abbiamo appunto la presidenza del consiglio, ci ha raggiunto il vice sindaco La Banca, l'assessore Nasti. Se qualcuno ha qualche curiosità, qualche domanda da rivolgere al nostro dottore, dottore scrittore, è la parola. Senta, dottore, tre parole per convincere chi non ha ancora acquistato il libro ad acquistarlo. Tre concetti. Avvincente, entusiasmante, emozionante. E con queste parole ringraziamo il dottore Scogliero, una bellissima sorpresa dal punto di vista letterario, il sindaco e il senatore Pittella, grazie. E ancora auguri per il compleanno, e grazie a tutti voi e buona serata. Alla prossima.